Quest'anno veramente credo che ci sia un equilibrio incredibile. C'è Cuneo che insomma è vice campione d'Europa e ha sfiorato il titolo di campione d'Europa nella Champions League di un mese fa. Macerata, insomma, ha lo scudetto sul petto e sono ovviamente tra i favoriti perché l'anno scorso hanno vinto e Piacenza ha vinto la Challenge Cup, quindi un altro titolo europeo a mani basse. Ed è una squadra fortissima, già solo vedendo i giocatori. Poi ci siamo noi, ovviamente, che anche noi siamo da tanti anni, arriviamo sempre alla fine, sappiamo il nostro potenziale, però credo che veramente il livello delle quattro squadre sia simile. È una squadra che ha cambiato tanto, gioco con un modulo un po' particolare, che sicuramente mette in mostra le caratteristiche dei giocatori più forti. Hanno quattro attaccanti tutti molto molto forti che si alternano insomma nella fase d'attacco e questa credo che sia la loro forza maggiore insieme sicuramente alla battuta perché hanno dibattitori veramente insomma pericolosi tutti e sei i giocatori che sono in campo possono battere forte e questo sicuramente mette in difficoltà le squadre avversarie. Poi aggiungerei che in casa Cuneo è molto forte, ha sempre fatto bene negli ultimi tempi e quindi andare a vincere a Cuneo insomma, sarà molto molto complicato.